Le tavole di smeraldo. Tavola terza. La chiave della saggezza. Io, Thoth, l'Atlantideo, dono la mia saggezza, la mia conoscenza e il mio potere. Liberamente li dono ai figli degli uomini. Li dono affinché loro possano avere la saggezza per illuminare il mondo dal velo della notte. Saggezza e potere. E potere e saggezza, l'uno con l'altro, perfezionando il tutto. Non essere orgoglioso, o uomo, per questa saggezza. Discuti con l'ignorante come con il sapiente. Se qualcuno viene da te pieno di conoscenza, ascoltalo e fai attenzione, perché la saggezza è tutto. Non tacere quando il male è nominato, affinché la verità, come la luce del sole, splenda su tutto. Chi calpesta la legge sarà punito perché solo attraverso la legge si ottiene la libertà degli uomini. Non causare paura, perché la paura è una schiavitù, una catena che lega l'uomo all'oscurità. Segui il tuo cuore durante la tua vita. Fai più di quanto ti è raccomandato. Quando hai raggiunto la ricchezza, ascolta il tuo cuore, perché questa è inutile se il cuore è stanco. Non diminuire il tempo per seguirlo. Ciò è aborrito dall'anima. Coloro che sono guidati non si smarriranno, ma coloro che si sono persi non potranno trovare un percorso corretto. Se vai tra gli uomini, fai in modo che per te l'amore sia l'inizio ed il fine del cuore. Se qualcuno viene da te per un consiglio, lascialo parlare liberamente affinché lui possa fare la cosa per la quale è venuto da te. Se esita ad aprirti il suo cuore è perché tu, il giudice, hai sbagliato. Non ripetere parole stravaganti e non ascoltarle, perché sono l'espressione di chi non è equilibrato. Non ripeterle, così che chi ti si trova davanti possa conoscere la saggezza. Il silenzio è di grande utilità. Un'abbondanza di parole non giova a nulla. Non esaltare il tuo cuore sopra dei figli degli uomini, per timore che sia portato più in basso della polvere. Se sei grande tra gli uomini, sii onorato per conoscenza e gentilezza. Se cerchi di conoscere la natura di un amico, non chiedere la sua compagnia, ma trascorri un periodo da solo con lui. Discuti saggiando il suo cuore per mezzo delle sue parole e del suo contegno. Ciò che va nella dispensa deve essere utile e le tue cose devono essere condivise con un amico. La conoscenza è considerata dallo sciocco come ignoranza e le cose proficue sono per lui dolorose. Egli vive nella morte. È là il suo alimento. L'uomo saggio lascia che il suo cuore trabocchi ma tiene silente la bocca. O uomini, ascoltate la voce della saggezza, ascoltate la voce della luce. Ci sono misteri nel cosmo che svelati colmano il mondo con la loro luce. Lasciate che chi vuole essere libero dalla schiavitù dell'oscurità separi da prima il materiale dall'immateriale, il fuoco dalla terra. Perché sappiate che come la terra discende alla terra, così il fuoco ascende al fuoco e diventa uno con il fuoco. Chi riconosce il fuoco che è in sé ascenderà al fuoco eterno e dimorerà in esso eternamente. Il fuoco interiore, è la più potente di tutte le forze perché supera tutte le cose e penetra in tutte le cose della terra. L'uomo sostenta se stesso solo con quello che persiste. Così la terra deve resistere all'uomo affinché possa esistere. Non tutti gli occhi vedono con la stessa visuale. Perché per uno l'oggetto appare in una forma e colore, e ad un differente occhio in un'altra. Così anche il fuoco infinito, cambiando di colore in colore, non è mai lo stesso di giorno in giorno. Quindi parlo io, Thoth, della mia saggezza, perché l'uomo è un fuoco che brucia luminoso attraverso la notte, ma si estingue nel velo dell'oscurità. Mai si estingue nel velo della notte. Ho scrutato con la mia saggezza nel cuore degli uomini, e non li ho trovati liberi dalla schiavitù della lotta. Libera dalle fatiche il loro fuoco, o fratello mio, per paura che questo si consuma nell'ombra della notte. Ascolta, o uomo, e senti questa saggezza. Dove cessano nome e forma? Solo nella coscienza invisibile brilla un'infinita forza di radianza. Le forme che crei con la luminosità della tua visione sono veramente gli effetti che seguono la tua causa. L'uomo è una stella legata a un corpo e alla fine si libera attraverso la sua fatica. Solo con lo sforzo e lavorando duramente al tuo estremo, la stella dentro di te sboccerà nuova vita.
Per chi conosce il principio di tutte le cose, la sua stella è libera dai regni della notte. Ricorda, o uomo, tutto ciò che esiste è solo un'altra forma di quello che non esiste. Ogni cosa che è stata prima sta procedendo ancora in un altro essere e tu stesso non sei un'eccezione. Osserva la legge, perché tutto è legge. Non cercare quello che la legge non è, perché esiste solo nell'illusione dei sensi. La saggezza va da tutti i suoi figli, perfino se loro si muovono già verso la saggezza. In tutte le epoche la luce è stata nascosta. Svegliati, o uomo, e sii saggio. Profondamente ho viaggiato nei misteri della vita, cercando ed esaminando ciò che è nascosto. Ascolta, o uomo, e sii saggio. In profondità, sotto la crosta terrestre, nelle sale diamenti, i misteri che ho visto sono celati agli uomini. Spesso ho viaggiato attraverso il profondo passaggio nascosto, guardando la luce che è vita fra gli uomini. Là, sotto il fiore della vita sempre vivente, ho cercato nei cuori e nei segreti degli uomini. Ho scoperto che l'uomo sta crescendo ma vive nell'oscurità. La luce del grande fuoco è nascosta nell'intimo. Davanti ai signori della nascosta menti ho imparato la saggezza che rivelo agli uomini. Loro sono i maestri della grande saggezza segreta, portata dal futuro dell'infinita fine. Sono sette i signori diamenti, supremi ai figli del mattino, soli dei cicli, maestri di saggezza. Non sono fatti come i figli degli uomini. 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9 sono i titoli dei maestri degli uomini. Lontano dal futuro, senza forme eppure formati, sono venuti come insegnanti per i figli degli uomini. Vivono per sempre, tuttavia non del vivente, non legati alla vita e in ogni caso liberi dalla morte. Governeranno per sempre con infinita saggezza, legati e tuttavia non legati alle oscure sale della morte. Hanno la vita in sé, tuttavia vita che non è vita. I signori del tutto sono liberi da ogni cosa. Da loro derivano il Logos, i loro strumenti del potere su tutto. Grande è il loro sostegno, eppure nascosto nelle piccolezze, formati da una forma, conosciuti eppure sconosciuti. Il Tre ha la chiave di tutta la magia nascosta ed è il creatore delle sale dei morti. Emana il potere, velandolo con l'oscurità, e lega le anime dei figli dell'uomo. Dirige l'oscurità, incatenando la forza dell'anima. È amministratore del negativo dei figli degli uomini. Il 4 è chi libera il potere, signore di vita per i figli degli uomini. Il suo corpo è luce, la fiamma è il suo sostegno, liberatore di anime per i figli degli uomini. Il 5 è il maestro, il signore di tutta la magia chiave del verbo che risuona tra gli uomini. Il 6 è il signore della luce, il sentiero nascosto, cammino delle anime per i figli degli uomini. Il 7 è il signore dell'immensità, maestro dello spazio e chiave dei tempi. L'8 è chi ordina il progresso, pesa e bilancia il viaggio degli uomini. Il 9 è il padre, ampio è il suo sostegno. Forma e cambia dall'esterno il senza forma. Meditate sui simboli che vi do, sono chiavi, sebbene nascoste agli uomini. Tendi sempre verso l'alto, o anima del mattino. Volgi i tuoi pensieri in alto, verso la luce e la vita. Trova nelle chiavi dei numeri che ti ho dato la luce sul sentiero della vita verso la vita. Cerca la saggezza, volgi i pensieri al tuo intimo, non chiudere la tua mente al fiore della luce. Poni nel tuo corpo un'immagine e forma pensiero. Pensa ai numeri che ti guidano alla vita. Limpido è il percorso per chi ha la saggezza. Apri la porta al regno della luce. Riversa davanti a te la fiamma, come un sole del mattino. Chiudi fuori l'oscurità e vivi nel giorno. O uomo, ritienili come parte del tuo essere. I sette che sono, ma non sono come sembrano. Apriti, o uomo, ho manifestato la mia saggezza. Segui il cammino del mondo che ho presentato. Maestri di saggezza, soli del mattino, luce e vita per i figli degli uomini.